Siete degli adoratori di spaghetti così tanto che non riuscite a rinunciarvi nemmeno a Pasqua? Ma certo che si può, la soluzione è facile, basta modificare un pochino la modalità di presentazione. Vi propongo per l'occasione dei fantastici nidi di spaghetti, belli da vedere, buoni da mangiare e perfetti anche per Pasqua. Per preparare i nidi dobbiamo iniziare dalla cottura degli spaghetti. Quindi lessiamo gli spaghetti in abbondante acqua con un pochino di sale grosso. Li teniamo però al dente, quindi non li stracuociamo perché poi dobbiamo finire la cottura in forno. Nel frattempo prepariamo il sughetto di accompagnamento, un semplicissimo sugo al pomodoro. Io mi sono già portata avanti e ho prima rosolato uno spicchio di aglio, vedete eccolo qui, con un filino di olio. Poi ho messo la passata di pomodoro, sale e pepe, aggiungo un po' di origano. Infine aggiungerò anche un po' di basilico. Mescoliamo, lasciamo cucinare a fiamma bassissima in modo che la salsa diventi bella asciutta. Vi faccio vedere adesso dove realizzeremo i nostri nidi per farli tutti uguali, tutti perfetti. Utilizziamo uno stampo per muffin e poi realizzeremo i nidi all'interno di ogni buco. Prima però dobbiamo ungere gli stampi, o ci mettiamo il solito burro oppure olio con un pochino di farina, oppure utilizziamo lo staccante per teglie, che è questo composto che ho realizzato in casa. Potete facilmente trovare la ricetta, vi lascerò il link in sovraimpressione anche a fine del video. Comunque questo composto è preparato con un po' di burro, un po' di olio e un po' di farina. Ci permetterà appunto di staccare molto facilmente i nidi dagli stampi. Sto realizzando un trito di salvia, erba cipollina e basilico. Potete anche utilizzare il prezzemolo oppure la maggiorana, quello che gradite. Ottimo! Ci spostiamo in una ciotola. Intanto ho scolato gli spaghetti ben al dente. Li mettiamo in una ciotola e aggiungiamo 2 cucchiai di olio, il trito profumato e mescoliamo. Lasciamo raffreddare circa 10 minuti. Aggiungiamo ora un uovo alla pasta. Avete capito perché l'ho lasciata raffreddare un po', altrimenti l'uovo si cucinava, quindi si coagulava tutto, no? Ora mescoliamo bene. L'uovo è molto importante per tenere legata la pasta e anche per conferirle quel bel colore giallino. Per realizzare i nidi adesso facciamo così: preleviamo una sforchettata di spaghetti, così, con un cucchiaio ci aiutiamo, realizziamo una sorta di nido, vedete? E poi sistemiamo il tutto all'interno degli stampi, cercando di creare un solco centrale, e procediamo in questo modo. Usciti 11 anziché 12, ma poco importa, poco male. Ci spostiamo nel pentolino del sughetto, che intanto si è ben asciugato, come potete notare. Ho aggiunto, come vi dicevo, un po' di basilico spezzato, tolgo l'aglio. Adesso con questo sughetto farcisco il centro di ogni nido. E adesso volano in forno a 180 gradi ventilato, vi consiglio, per circa 10 minuti. Ci siamo, dopo 10 minuti possiamo servire subito i nostri nidi e ci mettiamo anche una o due mozzarelline per nido, che rappresentano praticamente gli ovetti. Guardate che carine che sono, vero? Si può eventualmente riscaldare anche in forno per far colare un po' la mozzarella, però mi piace molto il contrasto tra il caldo, caldissimo dei nidi e il freddo della mozzarella, così pian piano la mozzarella si scioglie.
Questi nidi sono favolosi davvero. Io vi ho proposto la versione più semplice, quindi con il pomodoro e con la mozzarella, però se volete potete anche cambiare un pochino farcendoli con un pesto di basilico, oppure gratinandoli con la besciamella e farcendoli con dei pulcini realizzati con delle polpettine di ricotta e tonno. Insomma, date sfogo alla vostra fantasia portando in tavola piatti bellissimi come questi, sempre però rispettando un pochino la tradizione, un classico appunto, gli spaghetti col pomodoro.